La gente mi chiederà dov'è quel furbacchione a Signoressa di Trevignano. A fianco a me c'è la famiglia Schiavon. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di assaggiare i prodotti, soprattutto la parte anche marmellata che mi è piaciuta molto, come Lena si ricorderà, al Cibus di Parma. E il Cibus è sicuramente una vetrina importante quando però si ha la capacità di camminare, girare e trovare i produttori veri, no? Perché anche nel campo del prosecco, lo dicevo all'ENA, così come nel campo dell'alimentare, quindi mozzarella e così, ci sono quelli bravi, ci sono quelli bravi a vendere e ci sono quelli industriali. Quelli bravi li devi saper cercare, quelli bravi a vendere vengono da te, quelli industriali vuoi o non vuoi te li trovi sempre davanti. Le bottiglie che abbiamo davanti sono quelle buone, quindi non sono né quelle industriali e né quelle brave a vendere. Loro ridono, ma sul Prosecco sta per uscire un servizio molto forte, perché non si può pensare di parlare di Prosecco. Il Prosecco alla spina in Germania è venduto a 80 centesimi al bicchiere, non la questa io, oppure falsi prosecchi. Parliamo di prosecchi veri. Il prosecco vero si fa prima in vigna e poi in cantina. E allora parliamo prima col capo dell'azienda, e Certo. con tuo fratello, che sono quelli che mi sa che Fanno tutto fanno un bel loro lì. lavoro in vigna. Quanti ettari sono? Che uraggio è? Raccontami un po' la storia. Abbiamo 8 ettari di prosecco, tutto prosecco d'oro, Quindi qualità, glera, sì, perfetto. è al quarto anno di produzione e niente, viene raccolto, siamo ai piedi del Montello, naturalmente, clima favorevole Vabbè, per questo tipo assolutamente. di pianta. Ha bisogno delle sue irrigazioni perché comunque viene irrigato. Facciamo dei trattamenti, non molti elevati trattamenti chimici, facciamo più che sia trattamenti che mirano a fare una linea più biologica piuttosto che seguiamo la pianta con dei concimi fogliari per regolare quindi l'accrescimento della pianta nelle varie fasi fisiologiche della pianta. La seguiamo in tutto per tutto, viene monitorata fino alla fase della È un raccolta. componente di famiglia. La famiglia 5 persone più la vigna 6. Manca una bottiglia qui, eh? Io ve lo dico, poi dopo ne parliamo con Lena. Io lo dico, manca una bottiglia di vino rosso molto Se non è particolare. acidellata, puoi metterla Do quando dopo, dopo. sei brutta. E Perché... adesso, No, perché è un prima sentivamo che ci raccontava di come viene seguita, quindi passo per passo, la vita della vigna, no? Perché poi la vigna va seguita e va curata esattamente come si può curare un bambino o come si può curare una persona cara, perché il vino poi trasforma in profumi, in gusti e sapori quello che ha ricevuto. Diffidate dai vini fatti sempre solo in cantina, questo lo dico fuori dai denti. Quel signore a fianco, che fa finta di non sapere niente di questa roba qui, è la persona dalla quale tutto è partito, o no? Sì, mi sono sempre stato un appassionato di agricoltura. La mia vita l'ho fatta sull'industria finché sono andato in pensione. Il sabato e la domenica lavoravo in azienda. Abbiamo cominciato nell'84 con la piantagione dei chivi, poi man mano abbiamo ampliato la piantagione, siamo arrivati a un'ampiezza di 5 ettari di chivi. Che non sono pochi da tenere, c'è No, un lavoraccio da fare. dopo abbiamo fatto un po' di orticoltura per 13 anni, abbiamo fatto asparagi, zucchine, cappucci, fagioli secchi, abbiamo fatto un po' di roba di ortaggi così. E un giorno abbiamo detto Ale. facciamo l'immersione dell'azienda e lui ha detto papà facciamo il vigneto e così siamo partiti con il vigneto. Ormai 5 anni che siamo in vigna e abbiamo fatto 8 ettari, adesso ne facciamo altri 7 per ampliare ancora l'azienda di più. Inseriremo qualche altra varietà per poter avere un assortimento Assortimento diverso di diverso. vino. Poi è subentrata la signorina qua, mia figlia. Ed è finita la pace per voi, eh? Sì. Immaginavo E ha io. detto papà, io commercio con il vino e dividiamo l'azienda. Io La faccio parte commerciale, faccio parte il commerciale e branding. diamo il nome e la tenuta. Noi siamo rimasti con l'azienda agricola. Adesso lei ha cominciato anche con Marmellate? con Sì. le confetture dei chivi Confetture? e adesso pian piano vedremo di fare qualcosa in più, tanto per ampliare quello che è il lavoro dell'azienda.
siccome il papà l'ha chiamata in causa perché gli ha tolto metà degli anni, secondo me l'ha stressati da morire, perché io l'ho conosciuta al Cibus, no? E, allora al Cibus tu la vedi tutta molto parsimoniosa, tranquilla, così, e sono quelle acque che tu non ti devi mai tuffare, perché sono quiete e sotto le correnti ti portano ovunque. Infatti poi è emersa questa sua grande passione per la campagna, la vita di campagna, l'agricoltura, così, e per i cavalli. Non a caso l'etichetta che c'è dei cavalli c'è tutto un discorso legato anche a un progetto, un crowdfunding. Quindi lei la fa la parte commerciale, quindi se dovete parlare di soldi, quando costa il vino, parlate con lei. Sì. Però prima di parlare di quando costa il vino, diciamo che cos'è, perché io so che cos'è, un extra dry, no? Un brut, e poi abbiamo millesimato extra dry. E manca sempre il rosso, che poi ne parliamo. Allora, raccontaci queste tre bottiglie, questi tre vini. Allora, sono tre vini innanzitutto che fatti con un unico tipo di uva, che quindi è Glera, 100% Glera. Questo, faccio un passo indietro perché mio papà prima non ha forse spiegato bene, però la nostra azienda appunto nasce ancora dai nostri nonni. E ai quali è dedicato il vino, no? Esatto. Però cioè, noi i vigneti li abbiamo sempre avuti perché avevamo magari uvaggi diversi. Mi ricordo tantissimo anche l'uva fragola una volta, che adesso non si può, la famosa americana, che non si può chiamare neanche uva spirito. Lasciamo stare. Però cioè, sapevo di un profumo che buonissimo. Io ancora me lo ricordo. Passavi... Legata alla nostra infanzia. Sì, tu sei giovane, però io che sono un po' più vecchio di te, la ricordo bene che si saliva con le mani il pomeriggio, la mattina la colazione era pane e uva fragola. Sì, è vero, era buonissimo. Quella bella uva fragola che poi la tenevi in bocca e quando andavi con i denti a schiacciare sentivi quella parte amara, bellissima la nota, e poi la fragola alla fine. Buonissimo, sì. Grandi ricordi. Infatti, e quindi noi comunque i vigneti li abbiamo sempre avuti, solo che non in queste, diciamo, con questi volumi, a questi livelli. Per cui la passione l'abbiamo sempre portata avanti, non è che ci siamo improvvisati. No. Infatti questi vini qua partono fondamentalmente dalla nostra storia, perché il nostro nonno li faceva così. Quindi per lui il prosecco era fatto in questo modo. Quindi avete tradotto in prodotto quella che è la filosofia di vita della vostra famiglia, sì. Del nonno e la nonna, esatto. I contadini veri, esatto. Che ce ne sono più pochi ormai, purtroppo. Infatti quando la gente dice io faccio il contadino, poi vai e vedi che il contadino c'è ben poco, no? Per tutto meccanizzati così, dici il contadino c'è solo l'apparenza, poi in sostanza sei già industria, esatto. Sì. E allora si perde questo racconto della terra che è legato ai nonni, no? Come certo. Dicevi, ai vini, e quindi noi abbiamo un brut, un extra dry. E un millesimato extra dry. Quante bottiglie ne producete di questo indicativamente? Allora, in totale quest'anno abbiamo fatto all'incirca 10.000 bottiglie, quindi sono pochissime. Ripeti, 10.000 bottiglie. Quindi quando un'azienda produce 10.000 bottiglie, sono 10.000 bottiglie di prosecco, vero? Sì. Se invece ne fa 800.000, 900.000 e non ha le uve per farlo, o non hai l'estensione vinicola, no? Vigneti per farlo, la prima domanda che vi dovete fare è: come fanno a fare tante bottiglie? Domanda. No, lo dico io, tu non ti preoccupare, tanto se qualcosa la prende, la prende con me. È un po' come la mozzarella di bufala, no? Sì. Che viene fatta, ne parlavo oggi con Giorgio, la mozzarella di bufala viene fatta con il Made in Italy, no? Tipicamente Made in Italy. Peccato che la cagliata viene dalla Romania, però. Infatti. Oppure dicevo a Giorgio, che non lo sapeva, il famoso miglioratore del pane, che nessuno sa cos'è, e questa qui è una chicca che ho scoperto. Il miglioratore del pane è un additivo che viene messo nel pane per fare in modo che faccia la crosticina in cottura, venga marroncino scuro così, ed è estratto di pancreas di maiale, e siccome è sotto il 3% non lo devi dichiarare, molti fornai lo usano e non te lo dicono, per cui se tu hai un'intolleranza, un'allergia, tutti i giorni mangi qualcosa che non devi mangiare. Questo sempre per parlare del famoso filiera corta biologica, no? C'è un falso biologico, c'è un vero biologico. Quindi quando vedete pochi vitigni e tante bottiglie, diffidate, perché qualcosa non torna. Certo. Qualcosa non torna. E quindi sono 10.000 bottiglie. Le etichette, siccome lei segue la parte commerciale, giusto? Certo. Quindi le etichette, il branding, sito web, video, cavallo che cammina tra i filari, così, questa è tutta roba tua. Sì. Farina del tuo sacco. Sì, perché allora ogni bottiglia, diciamo, ha la sua storia.
Per esempio il Brut è una che si chiama Sec, gli abbiamo dato questo nome perché, perché nostro nonno una volta in dialetto gli diceva a mia nonna portami il vin quel Sec. Perfetto. Perché per intendere che era un vino un po' più secco. E quindi, no? Quindi continua il racconto della tradizione di famiglia, no? Esatto. Prosecco, prosecco vero Sec, perché per la nonna quello era il Sec, portami il Sec. Quello un po' più secco da me. Non è il mio caso, cioè, a me non potrebbe dire portami il Sec perché sarebbe un dualismo sbagliato. No vabbè, ma è proprio il termine dialettale nostro. Assolutamente. Quindi... E poi l'Alesia prende il nome da un terroir dove praticamente abbiamo, abbiamo i vigneti. Sì. E invece il millesimato extra dry, che è l'Eroua d'Or, è una bottiglia dalla quale diciamo è partito un po' tutto. Perché come è sfocchiato all'occhiello. Sì, perché allora diciamo che io da erano anni che covavo fondamentalmente un sogno. Volevo fare qualche cosa a favore degli animali, sì. Però non sapevo che cosa, come strutturarla, più che altro per essere sicura che effettivamente anche i soldi che potevo devolvere effettivamente esatto, nelle casse utilizzati. E non restassero attaccate nelle mani di qualche passaggio di troppo. Esatto. E quindi ho deciso, ho trovato praticamente un'associazione che si chiama Horse Ambulance Group, sì. Associazione Progetto Veterinario, che si occupa del welfare dei cavalli. E con loro praticamente ho deciso di devolvere una parte dei soldi degli incassi a favore di questa associazione che si occupa appunto fa degli scopi benefici a favore degli animali, dei cavalli, cavalli. In sì, in particolare. Non a caso lei c'ha un cavallo bellissimo che voi vedete sul sito, se voi andate sul sito dell'azienda, sì. No? www, sì. Diciamo, tenutaschiavon.com e fate partire il video, vedete questo cavallo che passa tra i filari di vite, è una roba bellissima, ovviamente dall'altra parte c'è lei che se lo chiama a braccia aperte perché il cavallo corre come un matto. La riflessione è, dunque, voi fate il lavoro sporco, come suol dirsi, no? Sì. Cioè, e lei fa la parte commerciale, quindi lei poi è lei che vi paga a voi, come funziona? È cattiva quando vi paga? Sui prezzi com'è? Come si comporta? No, rispettiamo l'accordo prima. Ah, ecco. Beh, no, perché vedendo il carattere mi sa che è tosta, quanto prima. Cioè, o prendi questo, prendere o lasciare? No, non sono così. No, secondo non me è così. È giusto quel che è giusto. Attenzione, quando uno dice il giusto dovete aver paura. No. Un brivido freddo mi ha percosso la schiena. Vedi tuo papà mi dice che ha ragione. Non è vero. No, adesso battute a parte. Non è vero. E quindi abbiamo detto 100% greca, 10.000 bottiglie, 8 ettari li abbiamo, 7 li stiamo andando a impiantare. Mm-hmm. Poi abbiamo i 5 ettari di kiwi, però piantate altro? Avete altre culture? Sì. Le culture abbiamo cereali, che comunque stiamo valutando l'idea comunque di riconvertirli. Riconvertire anche quelli là, perché abbiamo 20 ettari di cereali e vorremmo convertirli nella coltivazione del fagiolo. Fagiolo secco, no? Buono, buonissimo. Anche perché un fagiolo secco buono. Comunque prima in quantità minori, perché facevamo piccole estensioni sui 3-4 ettari, lavorato sotto vuoto, venduto, confezionato con il nostro nome. C'è il suo... Adesso volevamo partire con produzione più alta, intensiva, sì. Perché comunque avevamo già richiesto il suo tempo. Stiamo valutando questo. Stiamo valutando anche l'opportunità comunque di allargare quello che è l'impianto di kiwi, okay. Altri ettari, non tanti ma 1-2 ettari, di portare qui in azienda la coltivazione del kiwi giallo, sì. Un ettaro, e un ettaro c'è la possibilità di portare in azienda la coltivazione del kiwi rosso. Ah. Vedremo. Ok. Domanda, le confetture che le fa lei con le sue manine? Passo. Le confetture che le fa? No, allora raccontami le confetture. Allora, le confetture nascono da un'altra tua grande voglia di fare qualcosa di diverso legato al territorio, sì. Legato all'azienda, sì, no? Sì, perché comunque adesso non è, perché potrei essere anche di parte, no. Però siccome io le ho assaggiate, quindi ho il cibus, le ho assaggiate tutte e due. Allora, siccome parto da una buona base, perché sì. Comunque la frutta è veramente molto buona, adesso ripeto, non è perché non vorrei essere... No, no, è ovvio no. Che sono di parte, perché però cioè, non arriva solo da noi, quindi anche dall'esterno ci dicono veramente abbiamo... Ma, e poi lo dimostrano comunque anche i nostri acquirenti della frutta direttamente.
Abbiamo una buona base di partenza, senza, che si presta molto bene, secondo me, anche alla trasformazione qualitativa. Infatti tu, se non mi ricordo male, quando eravamo al Cibus, nonostante tu fossi distratta al passaggio, quando passava qualche bell'uomo, quel ragazzo lì si girava, guardava attorno. È vero. Diciamo, ecco, diciamo le cose come stanno. E a fianco c'era invece un simpaticissimo presidente delle Vacche Rosse di, sì, così, che anche lui invece faceva l'opposto, passava qualche bella signora, assaggi il parmigiano, venga qui. E io ero lì seduto e ogni tanto li perdevo, no? Perché dove sono andati? Fortunatamente c'era una terza amica con loro nello stand, che è una bravissima produttrice di aceto balsamico, sì, e anche di... E quando capiva che io ero stato abbandonato lì al mio destino, mi diceva assaggia questo e riprendeva. Vabbè, ma ci sta, ci compensavamo, ci sta, bene. Sì, no, va benissimo. Eh? Infatti io cosa ho fatto? Quando poi ho capito l'antifono, ho detto vabbè, ci vediamo in azienda, perché ho capito che qui non c'è trippa per gatti. No, no, perché poi passavano tutti. Ah, prosecco, così. E lei, sì, prego, può assaggiare. Bravissima, nel commerciale, per carità. Le confetture le ho assaggiate. E poi, siccome io sono uno molto diretto, perché mi piace il lavoro che faccio, quando lei mi ha detto questa qui è una confettura fatta con kiwi, mele e limone, io subito, da grandissimo stronzo, gli ho chiesto che qualità di mele usate. Ma perché... non te lo posso dire, se no ti svelo il segreto della ricetta. Però perché la domanda? Perché siccome le qualità di mele sono una miriade, è chiaro che ci va una mela particolare che non sia né troppo zuccherina né troppo farinosa, che non butti troppo fuori la parte acquosa, vabbè, andremo troppo nel tecnico. E io ho detto, queste qui sono confetture bellissime da mangiare anche a cucchiaio, proprio perché sì, è un po' come sì, la Nutella, danno dipendenza, sì, danno dipendenza, assolutamente. Poi ho assaggiato il prosecco, no? E ho detto, però i bicchieri, poi mi ha raccontato Paolina che i bicchieri, c'erano quelli stretti piccolini che erano stati donati da una signora molto gentile, quindi, che voglio ripetere. Perché secondo me il prosecco va bevuto in un bicchiere un po' largo e non stretto. Perché soprattutto quando è 100% greve ha bisogno di respirare, sì, e di far sentire tutti i suoi profumi. E siccome questo qui ha un bel carattere, cioè questo ti arriva al naso, si apre bene, poi quando lo metti in bocca lo bevi, il primo sorso ti arriva bene, il secondo ti dice chi è, il terzo dice attenzione a quello che dici perché io poi mi faccio sentire. Allora lei abbiamo chiacchierato un po' su queste cose qui e avevo raccontato un po' di prosecchi e proseccacci, un po' per parafrasare il film di Uccellini Uccellacci di Pasolini, no? Infatti la cosa micidiale, quando io vado in giro, mi succede nei ristoranti, le volte dicono come aperitivo le portiamo un prosecchino? Facciamo un caffettino, è tutto riduttivo, è bruttissimo, un prosecco, un caffè, perché è dispregiativo del prodotto. Poi alcuni prosecchi potrebbero anche chiamarli, le porto un signor prosecco, già quando guardo l'etichetta, questo se lo beve lei, io non lo bevo, io li lascio, potrei fare i nomi, sì, io potrei fare i nomi, faccio anche i cognomi, tanto non ho problemi. Sono quelli che tu te li trovi ovunque perché hanno capacità di distributiva, però quando li vai a bere ti accorgi che di prosecco forse c'hanno il nome sull'etichetta, sì, e sì, basta. No, io dico le cose come stanno. Ogni 10 cartoni te ne regalo due? No, io ho saputo. Affitto e paghi quando. Ne ho saputo una avantieri, mentre ero a fare una degustazione, 6 più 4 e paghi a 120 giorni data fine mese, fattura. Mi metto a vendere vino io. Infatti questi amici, queste persone che poi hanno un bel ristorante, un bar così, ha detto abbiamo fatto, senti questo roba così, quando mi ha messo così, questo te lo puoi bere tu, gli ho detto. Perché poi ho fatto leggere alcune cose e hanno capito, ma costa poco, ho capito, allora la stessa cosa, vengo da te, mi dai del pesce che costa poco, non si può avere il sushi a 9,90 euro. Allora bisogna avere il coraggio di dire questo non lo voglio, non lo bevo, lo mando indietro, ce l'ha un prosecco buono? No, allora non lo voglio il prosecco, però se mi dà prosecco deve essere prosecco, molto prosecco non è solo gleva, molti sono tirati in autobotti, in autoclave, cioè, gradi zuccherini vogliamo parlarne, dei lieviti vogliamo parlarne, no, parliamone, però poi dopo non ne usciamo più. La signorina che è qui a fianco ha degli impegni, no? Ci può dare poco del suo tempo perché poi c'è il cavallo, giusto? No, magari ultimamente lo sto un po' trascurando perché sono sempre via per lavoro. Sempre via per lavoro? Stai andando qua a qualche fiera? No, devi andare via a qualche fiera adesso. Devo andare a Vancesine. Vabbè, non è lontanissimo. No, non è lontanissimo. Ecco. E c'è un'altra degustazione dei prodotti tuoi? Sì, facciamo una degustazione a Malcesine. Domanda, tu che sei sempre in giro per fiere o babaio così, ma la gente che degusta e assaggia i tuoi prodotti, quanti veramente ne capiscono?
sincera. Adesso la metto in difficoltà, così se dice qualcosa così non vende più niente. Sono, no, lo dico io, non tutto quello che luccica è oro, quindi molti di quelli che girano il bicchiere o fanno i come si dice, i professionisti del palato, del bere, così non ne capiscono niente di vino. Allora bisogna diffidare da quelli che con facilità, tu me l'hai detto, che c'è stato uno che ha detto, ah, lei mi doveva dire che questo vino ha fatto una filippica, peccato che non c'ero io, perché gli avrei fatto capire che fosse fra i due il coglione era lui e non io. Vabbè. E quindi confetture, vino così, il vino rosso che manca, in una prossima occasione me lo devo proprio assaggiare quello, te lo dico, che è un vino che ha dedicato alla nonna, ai nonni. Quindi il rosso dell'azienda, che dire, la prossima volta che veniamo qui facciamo un giro nelle viti e facciamo vedere il lavoro che c'è nelle viti, perché la gente non si rende conto che tenere pulita una vite, una vigna, sì, è un lavoro pazzesco, di schiena, di mani, di sudore, di bestemmie. Ogni tanto parlano. anche perché effettivamente è vero, perché loro, io li vedo quando lavorano, cioè tutto quello che possono fare a livello manuale senza l'impiego delle macchine lo fanno. E si ripercuote dopo alla fine il prodotto, nel che aveva... prodotto finale, cioè è poco, ma per dirla alla tua maniera, allora scrivetevi: azienda agricola Schiavon produce le uve, sì. Io che mi chiamo Elena Schiavon vendo i prosecchi e faccio le parti commerciali, assaggiate il nostro prosecco, assaggiate le nostre confetture e poi mi saprete dire, perché adesso mi metto io anche alla parte di qua, no? Se avevo ragione io quando sono andato al Cibus a scoprire questo prosecco, oppure se mi sono sbagliato. Per cui ricordate, azienda agricola Schiavon, ricordiamo SEC. Il SEC, l'Alesia e il millesimato extra dry. Quindi, le Ruador. Mi raccomando, avete preso nota? Alla prossima.